Lunedì 6 novembre. Era un giorno davvero normalissimo. Non saprei come altro descriverlo. C'era il pollo fritto. È buono da morire. A pranzo c'era già qualcosa di strano. Non me ne ero reso conto subito. E poi è successo. La limonata è stata alterata. 911, mi dica. Tutti gli studenti, non so come dire, stanno tutti la diarrea. Eravamo costretti a farcela addosso davanti a tutti. Cercavano tutti un posto dove poter cacare. È stata la cosa peggiore che abbia mai visto in quella scuola. E subito qualcuno gli ha dato un nome. Il brownout. Nell'aprile 2016, Sam Eklund ed io abbiamo girato American Vandal. L'accoglienza è stata incredibile, perché con tutta questa attenzione è arrivata la pressione e tante opinioni diverse sul prossimo caso da affrontare. Ti contatto perché abbiamo un vandalo. Si fa chiamare il bandito della cacca. Ho preso il telefono e ero taggata in un video. Questo tizio vuole un pubblico. Ci prendeva in giro nei commenti. Latte, limonata e dietro l'angolo emoji della cacca. Il bandito della cacca era molto diverso. Chi può avere un movente? Chi può essere il sospettato? Ma se fosse solo il desiderio, la cacca sia divertente. La cacca è divertente. È cacca, ma la situazione è più complessa. Fuori! Chi è il bandito della cacca?